Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano di TG Costanza. In studio io, Ilaria Magnetta. Partiamo subito con le nostre news. Nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere calcinacci da un cavalcavia sul raccordo Avellino Salerno. L'operazione ha portato alla chiusura temporanea della corsia in direzione Salerno, ma ha consentito la riapertura del tratto stradale dopo il lavoro di messa in sicurezza. Ci spostiamo in Altepinia, dove questa mattina la squadra dei vigili del fuoco di Bisaccia è intervenuta a Calitri per spegnere un incendio che ha visto coinvolta un'auto in sosta. Le fiamme sono state domate e l'area è stata messa in sicurezza. Nel carcere di Avellino la situazione è sempre più esposta alla violenza. Le critiche al DAP di Avellino evidenziano la contraddizione tra le regole assurde imposte agli agenti di polizia penitenziaria e la premiazione dei detenuti violenti. Ci spostiamo in provincia di Padova, dove un neonato è stato trovato morto in un nightclub. I carabinieri stanno indagando e ascoltando i familiari per chiarire le circostanze del decesso. L'area è stata transennata mentre proseguono le verifiche. Abbiamo terminato con le notizie di oggi, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi aspettiamo domani per un nuovo appuntamento.